Второе, по поводу, хотим мы этого или нет. Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложение о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну. Президент Путин hat mir in unserem Gespräch von den gestrigen Beratungen mit seinem Außenminister und dem Verteidigungsminister berichtet. Er hat eben davon auch erneut gesprochen. Ich stimme ausdrücklich zu. Die diplomatischen Möglichkeiten sind bei weitem nicht ausgeschöpft. Jetzt muss es darum gehen, entschlossen und mutig an einer friedlichen Auflösung dieser Krise zu arbeiten. Dass wir jetzt hören, dass einzelne Truppen abgezogen werden, ist jedenfalls ein gutes Zeichen. Wir hoffen, dass da noch welche folgen. So far, we have not seen any de-escalation on the ground from the Russian side. Over the last weeks and days, we have seen the opposite, a continued military build-up. That picture has not changed so far. But we monitor, we follow what they do, and we believe there is some ground for cautious optimism based on the signals and signs coming from Moscow that they're ready to continue to engage in a diplomatic effort, and we are ready to continue to engage in a diplomatic effort. Reiterate once more that we are fully focused on finding a diplomatic solution and to achieve the escalation in relation to the situation in and around Ukraine. So this is the big priority. All efforts are focused on that. Secondly, should a diplomatic solution fail, we are ready and we will be ready and we are working on being ready through preparedness efforts on all possible strands, be it energy, be it migration, on the economic side. Abbiamo infine affrontato il tema della crisi lungo il confine tra Ucraina e Russia, i cui sviluppi continuiamo a monitorare con preoccupazione. Ho informato il ministro Altani della nostra decisione sabato di invitare i connazionali a lasciare l'Ucraina con voli commerciali e di ridurre pienamente il personale non essenziale della nostra ambasciata a Kiev. Come Italia siamo determinati a passare a Mosca messaggi chiari, fermi, unitari, in stretto coordinamento con i nostri partner e alleati dell'Unione Europea, NATO, OSCE, che scoraggino qualsiasi aggressione o escalation. Al contempo manteniamo il nostro impegno per favorire una soluzione diplomatica e sostenibile anche nel quadro degli accordi di Minsk e del formato Normandia. Vedete anche per il 23 la previsione di salire a 42 con 13 target. Ora, questo cruscotto viene aggiornato in tempo reale e a questo cruscotto verrà presto associato un cruscotto equivalente in euro. Quindi diciamo avrete una corrispondenza in tempo reale fra stato di avanzamento delle varie misure e stato di avanzamento della spesa. Per adesso diciamo abbiamo centrato tutti gli obiettivi in tempo e la preparazione dei 27/12 del 22 sta procedendo secondo la tempistica. Se le notizie che arrivano dall'Ucraina con un rasserenamento dei rapporti fra Ucraina e Russia sono vere, è una bella giornata. Buon lavoro! Ho avuto? No, non vado in Russia da un po' di tempo. Ho sentito gli ambasciatori ucraino e russo che sono fiduciosi e ottimisti e io con loro. Buon lavoro!